Sono felicissima di essere riuscita a organizzare questo evento e anche molto emozionata, devo dire la verità. Siete tantissime e questo mi fa un immenso piacere. Sono felice per due motivi. Innanzitutto perché finalmente riusciamo a incontrarci davvero e non più attraverso uno schermo, che seppur ha permesso tutto questo, ha permesso la diffusione di informazioni capillari e ha permesso anche la nascita di questo movimento, comunque alla fine quando ci guardiamo negli occhi le emozioni passano in maniera diversa, secondo me, almeno questo è quello che penso io. E poi perché oggi, che è una giornata un po' particolare, il 18 di ottobre è una giornata dedicata, è la giornata mondiale dedicata alla menopausa, nasce questo nuovo movimento che si chiama Menopause Boost, il movimento che, di tutte le donne in menopausa. È un movimento non mio, ma vostro, di tutte noi, e devo dire che è nato grazie anche alla collaborazione di alcuni di voi che mi hanno aiutato in questo progetto facendo rete, e quindi non posso che veramente chiedere grazie. Menopause Boost nasce per cercare di sfatare, di scardinare tutti i miti, i falsi miti direi, tutte le false credenze, tutti i retaggi culturali e scientifici che ruotano attorno a questa fase della vita che, seppur difficoltosa, può essere affrontata in maniera brillante e vedremo un po' come. Dunque io oggi vorrei che questa giornata fosse una giornata interattiva, una giornata dedicata a voi, voi siete le protagoniste, e quindi io ho preparato una presentazione in cui vi coinvolgerò ogni tanto, perché voglio che questa presentazione rappresenti solo una traccia per non dimenticare tutte le cose che ho da dirvi, perché un po' l'emozione, un po' nonostante la tosse, la memoria tanto facilecca, e quindi è bene che avere una traccia. Se siete qua sapete chi sono, quindi è inutile passare alle presentazioni e sapete anche di cosa mi occupo. Quindi possiamo iniziare con la presentazione. Ora abbiamo la prima slide. Io ho intitolato questo evento Stare bene si può, perché effettivamente stare bene si può. Dato su Facebook, quando è nato soprattutto. Facebook è un blog, questa è la prima versione di Facebook, era un po' più giovane perché è nato nel 2016 e si occupa di bellezza e benessere della donna ANTA. Cioè io ho creato questo blog quando ho avuto quest'idea, quando avevo 51 anni, quindi più o meno stavo entrando in menopausa. E quindi ho pensato di rivolgermi a tutte le donne che avevano più o meno la mia età. Per cui, rivolgendomi a loro, ho cercato di far capire, attraverso la mia esperienza, come poter rimanere in forma nonostante l'età, sotto tutti i punti di vista. E il pubblico di Facebook, infatti, è composto per l'82% da donne, ho anche qualche aumento, ma pochi. E poi, chi mi segue? Mi seguono le donne dai 35 anni in su. Ma vediamo che il campione maggiormente rappresentato è quello che va dai 45 ai 54 anni e da 55 ai 64 anni. E qual è l'obiettivo di Facebook? L'obiettivo di Facebook è stimolare tutte le donne a prendersi cura di loro stesse, come dicevo prima, a 360 gradi. Quindi, a non dire tanto ormai, perché nessuno di noi ha una data di scadenza e quindi non esiste un'età in cui non possiamo più prenderci cura di noi, possiamo farlo a tutte le età, e invece c'è questa tendenza un po' dopo i 50 anni soprattutto a lasciarsi andare. Io invece dico che anzi è proprio quella l'età in cui dobbiamo cercare di volersi bene. E acquisire consapevolezza, che cosa significa questo per me? Acquisire consapevolezza significa, attraverso l'informazione corretta che noi continuamente facciamo anche attraverso i social, cercare di capire
e comprendere quali sono le terapie, quali sono i trattamenti che possiamo fare per cercare di mantenerci in forma il più a lungo possibile. E quindi, una volta che abbiamo tutte le informazioni a disposizione, siamo anche più in grado, una volta che ci troviamo di fronte a un medico, a capire che cosa ci viene proposto e anche a scegliere quello che è meglio per noi, con l'aiuto ovviamente sempre del medico. Ma quando ho iniziato a parlare di menopausa? Ho iniziato fin dalla nascita del mio blog. Questo è il primo articolo che ho scritto, abbiamo detto che il blog è nato nel 2016 e ho scritto il primo articolo sul laser vaginale con un'intervista qua al dottor Marco Gambacciani, che è qui con noi stasera. E devo dire che non lo conosceva nessuno il laser vaginale e ahimè ancora tante donne ancora oggi non lo conoscono. Con articoli e interviste, questa è un'intervista, una diretta, cioè diciamo una diretta con la dottoressa Cinzia Polo, in cui abbiamo parlato di terapie ormonali sostitutive e di terapia ormonale bioidentica, e è del 2020, un pochino diciamo più recente, e poi con le dirette sui social. Questa è una diretta in cui ho invitato sia la dottoressa Polo che il dottor Gambacciani, una diretta che era, diciamo, finiva un ciclo del nostro appuntamento quindicinale che si chiama Menopausa e dintorni. Ma perché parlare di menopausa? Innanzitutto per l'età del mio pubblico. Abbiamo visto che il mio pubblico, il segmento maggiormente rappresentato, va dai 45 ai 65 anni. Qui questa è la foto di riferimento della locandina, siamo tutte donne in età menopausale, nonostante qualcuno mi abbia detto, una volta che ho messo questa foto, mi ha detto ma questo segmento non è rappresentativo delle donne in menopausa, però noi siamo tutte in menopausa, che devo dire, questo è quanto, quindi. Perché non ne parlava nessuno? Io non lo so. Voi sentite spesso parlare di menopausa, ne parlate con le vostre amiche, mi piacerebbe avere da voi un feedback. Se qualcuno alza la mano, sì, voi ne parlate, sì, bene, sì, non tantissime, comunque insomma qualcuno almeno. E oggi ne parlano un po' di più effettivamente, però quando ho iniziato io nel 2016 c'era proprio il deserto assoluto. E comunque in Italia, cioè, ci sono tanti profili, anche se guardiamo su Instagram e sui social, che ne parlano all'estero. Oggi ovviamente è la giornata internazionale della menopausa e le riviste, i giornali sono pieni di articoli su questo, ma poi finito questa giornata è come se la menopausa scomparisse improvvisamente dallo scenario. Per fare corretta informazione, quindi io ho cercato dei medici di riferimento con cui poter interloquire e con cui poter fare corretta informazione per le donne, in maniera tale che le donne appunto acquisiscano quella consapevolezza di cui ho parlato prima. E per sfatare tabù e retaggi culturali, perché ahimè, come abbiamo detto, appunto siamo qui per questo, sulla menopausa ruotano ancora tanti retaggi culturali che poi farò vedere dopo quelli che sono culturali e scientifici, purtroppo. E perché viviamo a lungo? Tanto a lungo, perché questa signora ha più di 100 anni. Quanto viviamo in menopausa? Allora, la durata di vita media di una donna è di 84,2 anni. L'età media di ingresso in menopausa è di 51 anni, viviamo in menopausa 33 anni della nostra vita. Come li vogliamo vivere questi anni? Io direi che li vogliamo vivere così, al meglio delle nostre possibilità. Ed è possibile, perché stare bene si può. Quindi niente, non ci dobbiamo far lasciare intimorire dal fatto che siamo entrati in menopausa. Le paure delle donne che si avvicinano alla menopausa, questo diciamo è quello che ho raccolto io in tutti questi anni. In questi anni in cui le donne mi hanno scritto, da quando ho cominciato a occuparmi di menopausa, quindi dall'inizio del mio blog, ho capito che le donne hanno paura di perdere la propria femminilità, hanno paura del declino fisico e cognitivo. La paura più grande che hanno le donne è quella di ingrassare in menopausa. Tant'è vero il motivo per cui mi hanno criticato quella foto è perché mi hanno detto che le donne in menopausa non sono così. Le donne in menopausa non possono avere quella silhouette. Vabbè, che devo dire? Avrò raccolto un campione sbagliato.
venir meno del desiderio sessuale, che questo è un timore che molti hanno, di cui non si parla, ma però che molte donne soffrono come una menomazione, no? Perché giustamente una donna a 50 anni è giovane, quindi vuole ancora avere un'attività sessuale che sia degna di chiamarsi tale. Cosa lamentiamo noi donne in menopausa? Allora, la disinformazione, questo qui è un argomento, diciamo, hot, perché effettivamente quello che viene fuori da tutte le donne che mi scrivono è che non sono preparate, cioè non c'è una preparazione all'ingresso in menopausa, quindi le donne arrivano in menopausa, hanno tutta una serie di sintomatologie che non riferiscono alla menopausa, perché non lo sanno che è la menopausa, e quindi si spaventano anche, per esempio, la cosa di cui si spaventano di più è la confusione mentale. Tante donne, ne abbiamo più una che si occupa appunto di menopausa, che è menopausa, e mi ha raccontato proprio questo. Io mi sono spaventata perché a un certo punto non riuscivo più a concentrarmi e ho pensato di avere una malattia cognitiva. In realtà era la menopausa, il calo degli estrogeni che non ti permette più di avere lucidità mentale. E quindi questa è molto, insomma, bisogna fare continuare a fare tanta informazione. Informazioni contrastanti, anche questo è un problema molto sentito, perché quello che mi riferiscono le donne, e l'ho vissuto anch'io in prima persona, io un po' meno perché avevo la fortuna di conoscere il dottor Gambacciani da quando ero una bimbetta, quindi. Mi riferiscono che magari cominciano ad avere dei sintomi, peregrinano fra vari medici e i medici cominciano, qualcuno parla di terapia ormonale sostitutiva, qualcuno parla di fitoestrogeni, qualcuno parla, mamma mia, la terapia ormonale sostitutiva no, perché ti fa venire il tumore al seno, e quindi non sanno più. Poi magari vanno da, oppure gli è stata prescritta la terapia ormonale sostitutiva, vanno dal medico curante, ne parlano col medico curante, il medico curante gli dice: no, che fai la terapia ormonale sostitutiva, sei impazzita, sicuramente ti ha male il tumore al seno. Quindi queste informazioni contrastanti, le donne non sanno più quali sono le decisioni da prendere, e qui si ritorna sempre alla consapevolezza e alle informazioni corrette. Minimizzazione e sottovalutazione dei sintomi. Alzi la mano chi non si è sentito dire dal proprio medico: hai le vampate, che so cosa vuoi che siano. Le vampate non sono niente. Si vergognate, questa qui è una cosa incredibile. Che la donna in menopausa non viene neppure presa in considerazione, viene sottovalutato il sintomo, tra l'altro la vampata, poi io non sono un medico, lo spiegheranno meglio i medici, è la punta dell'iceberg, quindi porta con sé una serie di problematiche anche cardiovascolari, per cui insomma va tenuta d'occhio, per cui non è vero che la vampata non è solo un qualcosa che inficia sulla qualità della vita, in cui inficia anche sulla salute della donna, per cui è importante tenerla sotto controllo. Quindi, e non c'è solo la vampata, perché appunto ci sono tanti altri sintomi che vengono sottovalutati. L'invisibilità. Tante donne si considerano, io siete qui, io vi vedo tutte benissimo, quindi non siete invisibili, questo è poco ma sicuro, e invece lamentano proprio questo, l'invisibilità, ma perché? Perché i sintomi sono sottovalutati e quindi non si sentono prese in considerazione da chi gli sta intorno e neppure in famiglia. E quindi anche in famiglia, purtroppo, la menopausa, la donna che nemmeno si lamenta, comunque che accusa magari di una sintomatologia importante, perché ci sono delle donne che hanno una sintomatologia importante anche in famiglia, non vengono prese neppure in considerazione. La scarsa preparazione del medico. Questa qui è una indagine di cui anche il dottor Gambacciani è artefice, e che è uscita, ora ve la faccio vedere, è uscita nel 2021. Che cosa dice questa? Dice che il 38,7% delle donne in premenopausa non ha pianificato nessun accertamento specifico per prepararsi alla menopausa, quello che dicevo prima. Non sanno, non sono informate, quindi ovviamente non essendo informate non sanno come comportarsi. E un altro dato,
Il 45,5% delle donne ha ritenuto che i medici siano ancora impreparati sulla menopausa. Guardate che è un dato forte questo, perché significa che le donne appunto arrivano dal medico e il medico non sa cosa dire e non sa come gestire la sintomatologia. Tra l'altro, se notate, poi c'è un altro dato che è ancora più interessante: solo il 7,6% delle donne assume una terapia ormonale sostitutiva. Se andiamo qua, vediamo che invece i trattamenti per la menopausa, il 68,1% delle donne considera i trattamenti non necessari per la menopausa. Perché? Perché c'è una sottovalutazione dei sintomi e quindi si pensa che non ci sia bisogno di fare niente, no? Se tanto il sintomo poi passa, che bisogno c'ho di fare la terapia. E che un altro dato interessante è questo che ho sottolineato in rosso, che la menopausa è una condizione fisiologica, cioè è naturale, si va in menopausa e vabbè, allora il problema c'è, si sta male, ci teniamo i nostri sintomi e senza pensare che invece le terapie ci sono e stare bene. Allora, quali sono tra voi i retaggi culturali sulla menopausa? La menopausa è bellissima questa, è uguale alla vecchiaia, 50 anni una donna è vecchia. Vecchia chi? No, scusate, questo è l'immagine della vecchiaia, ma ora l'avrei potuto prendere da internet non so quanti di esempi, però magari quelle di internet sono pure ritoccate, questa vi garantisco che non è una foto ritoccata, perché ho raccomandato alla fotografa che non la ritoccasse. E poi ci vedete tutte quelle che hanno partecipato alla una e qua, una, non so dove, là, e tutte quelle che hanno partecipato a questa foto, mi hanno aiutato a fare questa foto, sono qui presenti, quindi la foto non è ritoccata. Queste sono le donne che sarebbero vecchie, a parte che non si è vecchi mai, perché la vecchiaia è una questione mentale, perché si può essere vecchi anche a 20 anni e sentirsi vecchi a 20 anni, quindi non ci si sente mai vecchi, non si è mai vecchi se non ci si sente vecchi, quindi questo è una questione psicologica proprio, per cui non si può dire che la menopausa è uguale alla vecchiaia. Vergogna a parlare di menopausa, anche tra donne, e questo fa sì che non ci sia un circuito informativo interessante, perché se le donne non parlano tra loro di menopausa, ovviamente non ottengono le informazioni, e quindi non avendo informazioni, non circolando le informazioni, ognuno pensa di essere solo, in solitudine, e si vive in solitudine i suoi sintomi, e pensa di essere solo a vivere quei sintomi. Invece non è vero, perché nella maggior parte dei casi, ora non voglio dire che tutte le donne abbiano una sintomatologia importante, però le donne che non hanno sintomi, Marco, quanti sono le donne che non hanno sintomi? Un terzo delle donne non hanno sintomatologia, e quindi voglio dire tutte le altre ce l'hanno, e non parlarne secondo me non crea un circuito informativo interessante. La menopausa è una fase naturale della vita con sintomi che vanno accettati, è quello che dicevo prima, no? Guardate voi se secondo voi è normale poter accettare questi sintomi: insonnia, aumento di peso, problemi vaginali, osteoporosi, infezioni urinarie, problemi cardiaci, depressione. Ecco, non ha senso stare con i sintomi. Come dice sempre la dottoressa Polo nelle nostre dirette, la dottoressa Polo dice che la medaglia per stare male non ce la dà nessuno, quindi non ha assolutamente senso continuare a tenersi sintomi e a sopportare, perché uno deve sopportare? Cioè, voglio dire, se le terapie ci sono e il modo per stare meglio c'è, perché sopportare? Il calo della libido e il dolore ai rapporti non sono un non problema, ovvio, perché se a 50 anni sei vecchia, che vuoi fare? Vuoi fare pure sesso? No, se sei vecchia, cioè, ma voi queste cose qui ve le siete mai sentite dire? Perché il problema è quello che noi. Io ho continuamente donne che mi scrivono questo, addirittura che anche in famiglia hanno questo problema di una difficoltà a comunicare col compagno, il marito, insomma il convivente, quello che è, e a parlare di questi problemi. E invece una donna a 50 anni, ripeto, è giovane anche dopo, però a maggior ragione a 50 anni. Soprattutto ora che l'età, la vita media si è allungata, abbiamo visto, viviamo 33 anni in menopausa, si muore, ora non si muore più, quindi
come dice, sì, però dobbiamo avere una buona qualità di vita, insomma, perché è inutile vivere fino a 100 anni, ma non, se si vive come Iris Apf va benissimo. Allora, quali sono i luoghi comuni e i retaggi scientifici sulla menopausa? Ora qui ovviamente interverranno poi i medici. Purtroppo la tosse è pericolosa, fa venire il tumore al seno. E la tosse non può essere proseguita per più di 5 anni. Questa è una discussione eterna, veramente, su questa cosa qui. Allora, queste qui sono le domande che più ci fanno durante le dirette, vero? Sono quelle che vengono fuori costantemente. Ma voi parlate di terapia ormonale sostitutiva, ma la terapia ormonale sostitutiva fa venire il cancro al seno. Oppure, no, cioè, il medico mi ha stoppato perché erano passati 5 anni e un giorno e mi ha detto che non potevo più farla. Non va più avanti. Ah, ecco. Gli ormoni bioidentici sono naturali, anche qui c'è una discussione eterna su questo. Questo qui, fra l'altro, guardate, è un screenshot di un medico anche noto, abbastanza noto, che ha scritto: gli ormoni identici sono naturali. Vabbè, gli ormoni identici non sono naturali, ma non voglio dilungarmi qua, sono ormoni a tutti gli effetti e quindi hanno un procedimento chimico perché possano essere efficaci, altrimenti non potrebbero esserlo. E poi l'incontinenza urinaria non esistono soluzioni, l'unica soluzione è questo bel assorbente che uno a 50 anni, quando comincia ad avere qualche perdita, si dovrebbe mettere, quando invece esistono le soluzioni. E come? Esistono ovviamente, sempre che l'incontinenza urinaria sia si passi subito all'azione nel momento in cui si cominciano ad avere le prime perdite. Allora, ma perché nasce il Menopause Boost? Perché mi è venuta questa idea di far nascere questo movimento? Perché guardate cosa è successo in Inghilterra. In Inghilterra Davina McCall ha creato questo movimento, questa è Davina McCall, per scardinare il tabù sulla menopausa. E dice: non sono mai stata un'attivista, ma ora lo sono. La disinformazione e i pregiudizi sulla menopausa mi fanno venire voglia di ruggire. Chi è Davina McCall? Davina McCall è una nota giornalista, quindi ha dalla sua il fatto che era già molto famosa. Ha 44 anni, è entrata in menopausa e si è sentita dire: beh, ma sì, c'è tutti questi sintomi, tra l'altro andando in menopausa precoce, sappiamo che la menopausa precoce ha anche una sintomatologia più importante, ci deve essere vecchia. E quindi, cioè, ti devi tenere tutti i sintomi. Lei non c'è stata, ha cominciato a fare ricerche e ha cominciato a curarsi con le terapie giuste, ora ha più di 50 anni e ha creato un movimento. Queste sono le sue frasi celebri: le donne per il menopausa e il menopausa hanno bisogno di un rebranding, di essere viste per come sono, divertenti, sfacciate, esperte e libere. Viene quella dopo, non so perché. Mai non va? Ah, le donne sopra i 50 anni si godono ancora gli orgasmi, si divertono come non mai. Quello che dicevo prima, 50 anni una donna è ancora giovane. Allora, questo movimento è stato talmente imponente che è riuscito a coinvolgere più di 1,5 milioni di donne che hanno detto basta a tutti i tabù e retaggi culturali che ruotano intorno alla menopausa. E è stato, ho preso questa immagine perché questo movimento è stato definito la riscossa di Thelma Louise. E quindi ora io non vi dico di prendere pistole, magari uccidere il medico che non vi dà la terapia ormonale sostitutiva, questo non ci voglio arrivare, però insomma è molto indicativo, no? Questo quello che è avvenuto in Inghilterra. Il movimento è stato talmente imponente che la WHO, che è un'azienda farmaceutica, comprendendo quanto i sintomi della menopausa possono essere invalidanti, ha deciso di offrire alle 8.600 dipendenti donne che sono in età menopausale le terapie gratuite a tutte le donne che sono in menopausa. E un'altra cosa che è uscita 2 giorni fa su The Guardian: la deputata laburista inglese Caroline Harris sta spingendo affinché il governo renda la terapia ormonale sostitutiva gratuita per tutte le donne. Guardate cosa ha aggiunto e ha sottolineato: che
è essenziale sfatare i preconcetti negativi sull'uso della terapia ormonale sostitutiva per garantire che più donne possano ricevere il trattamento di cui hanno bisogno per gestire i loro sintomi, che possono avere un enorme impatto sulla qualità della loro vita. Questo è quello che sta succedendo in Inghilterra. Ecco perché nasce un movimento analogo. Nasce Menopause Boost per sfatare i tabù e i retaggi culturali e scientifici che ci opprimono da decenni, per rendere le donne correttamente informate e consapevoli con tutto quello che ci siamo dette, con gli articoli, con le dirette, con tutto quello che abbiamo detto in questi anni, perché sono anni, no, che noi facciamo queste dirette per cercare di informare le donne in maniera consapevole, per sensibilizzare le istituzioni, e qui abbiamo una rappresentante, sulle problematiche che la menopausa comporta, che non è da poco. E perché nasce Menopause Boost? Perché stare bene si può, e lo grido a gran voce, e penso che lo possano gridare anche tutte le donne che hanno fatto questa foto con me, con le terapie adeguate e personalizzate. Qui c'è un po' di brand, vabbè, ma purtroppo non è solo le terapie che faccio io, insomma, che avevo a disposizione in casa, e quindi ovviamente ho messo quello che avevo. C'è anche il testosterone, che tanti medici non vogliono dare, che è un galenico. Con lo stile di vita, fondamentale ovviamente lo stile di vita, io non voglio dire che esista solo la terapia ormonale sostitutiva o le terapie ormonali sostitutive, assolutamente, non siamo qui a fare a esaltare solo quelle, perché è fondamentale, anzi sarebbe bene arrivare preparati anche alla menopausa proprio sotto questo punto di vista, quindi attività fisica, alimentazione adeguata, con i trattamenti di medicina estetica, perché io sono un'appassionata. Questa è una foto con la dottoressa, una dottoressa che è qui presente e che si chiama Anna Marcucci, e che ogni tanto mi segue nei trattamenti di medicina estetica, e con un buon umore ed ironia, perché anche quella ci vuole assolutamente e non può mancare. E vi lascio con questa frase che ho messo anche nel mio blog, perché amare se stessi è davvero l'inizio di una storia d'amore lunga tutta una vita. Questo ce lo dice Oscar Wilde. A questo punto io scusate, qui vicino accanto a me, un attimo, perché ho la mia scaletta. Poi ovviamente, nonostante la terapia ormonale sostitutiva che protegge, ricordatevelo, il cervello delle donne soprattutto, però non ho abbastanza memoria, faccio venire Manuela Peretti, ideatrice di Manopausa, una pagina Instagram in cui parla di menopausa in modo spesso anche divertente, ironico, e perché è sempre bene, come ho detto, non prendersi mai, no, troppo sul serio, vero? Qual è la sua storia, insomma, e che cosa fa con la sua community? Allora, aspetta, guarda che c'è un altro microfono. Ok, mi sentite? Allora, io non ho la presentazione, ma sono stata più scalca, perché questo serve anche in questo senso, quindi vedi. Però le vampate non ce le abbiamo, quindi non è solo perché è caldo. Solo perché è caldo, esatto. Allora, io sono Manuela, ho 56 anni e sono in menopausa da 6 anni. Sembra la presentazione che si fa alle terapie ma il filo conduttore in effetti c'è, ed è proprio alcune volte la vergogna, no, che abbiamo di noi donne di esplicitare, di dire a voce alta sono in menopausa. Allora, proprio tutti i torti non li abbiamo, perché come dicevi tu, io sono convinta che se andiamo fuori chiediamo a qualcuno se ti dico menopausa cosa pensi? Le risposte: vecchiaia, sì. Isterica, le vampate, quindi dove non ci devono essere, perché se ne vanno dove ci devono essere, queste saranno le risposte, quindi l'inizio della fine. Allora, il problema è, cosa è successo a me quando sono entrata in menopausa? Che io ho fatto mio, praticamente, un po' il messaggio che la società, i media passano. Io non so dove, nel percorso ho imparato che la menopausa fosse un tabù. E quindi
Anche per me è stato difficile, anche perché andavo a cercare su Google menopausa e le immagini erano donne con i ventilatori davanti, donne che si sventolavano, donne con le mani nei capelli, tipo Madonna, isterica. Quindi sono andata in libreria a cercare i libri della menopausa, erano sotto la sezione psicologia, vicino ai libri dei disturbi mentali. No? Beh, allora, cioè, capisci che poi diventa difficile chiedersi perché uno non ha quella visione. Allora, non fraintendiamoci, ci sono donne che sperimentano una sintomatologia così importante che diminuisce nettamente la qualità di vita. E io ti assicuro, sono un esempio. Per citare qualche episodio che tu hai già anticipato, io viaggio spesso per lavoro, devo fare delle presentazioni naturalmente a parte al 80% maschi. Di solito io sono una mega precisa, preparata, mi preparo già anche le domande che potrebbero farmi, arrivo, faccio la mia presentazione, a un certo punto proprio il cervello mi va in blackout, non mi ricordo più niente, cosa stavo presentando, cosa dovevo presentare. Episodi come questo me ne sono successi non uno, ma più di uno. Quindi poi cosa succede? Che oltre proprio al calo della confusione mentale vera, ha cominciato a subentrare il panico che succedesse, e quindi ancora peggio. Poi ho associati a degli episodi che mi succedevano in casa. Pensavo di andare in una stanza perché dovevo fare qualcosa, arrivavo e dicevo, ma perché sono venuta qua? Cioè, e però so gli associ, no? I titoli del film non me ne veniva più uno, io una che sapeva tutti gli attori, tutte. No, infatti sono andata dal mio marito e ho detto, ma guarda, secondo me è un inizio di demenza, qualcosa, perché non è possibile che io sia diventato così. Quindi, cosa succede? Che al culmine della depression, diciamo, mi è venuto uno spirito di reazione, ho detto, no, non è possibile, facciamo i trapianti di mani, i trapianti di volto, non troviamo qualcosa perché io possa star bene. Io voglio continuare ad essere una donna, un amante, una moglie, un'amica, come ero prima, voglio ritornare a me stessa. E quindi ho deciso di imbarcarmi nella soluzione. Perché dico così? Perché non me ne vogliono i medici che sono qua, ma voi dovete capire che siete una rarità, una merce rara. E quindi quando noi vi troviamo, per forza che vi stiamo con il fiato sul collo tutto il tempo, perché abbiamo paura che ci vogliate un attimo, perché veramente io, te lo dico, io almeno 10 medici li ho visti, almeno 10. Quindi poi dopo sono riuscita insomma a trovare un modo per barcamenarmi, ma a quel punto ho pensato, e le altre donne, cioè le donne che magari non hanno la mia tenacia, o sono in un momento della loro vita che non possono dedicare tutto quel tempo a se stesse, o che non hanno, come ho avuto la fortuna io di avere, un marito che le supporta e che le aiuta, o che non hanno le disponibilità economiche di vedere 10 medici, perché parliamoci chiaro, la menopausa è anche un costo quando hai una sintomatologia di un certo tipo, perché è vero che le terapie ci sono, ma le terapie costano, i centri convenzionati, sempre tutti sono pochissimi, e io almeno le assicurazioni che ho sentito io neanche quelle di copro, comunque non è neanche normale che uno debba farsi un'assicurazione, quindi questo sarà poi tutto un altro tema che se si diventerà abbastanza forti bisognerà. Quindi questi pensieri mi hanno fatto venire l'idea di creare Menopausa, dal nome Menopausa, ma non ero, ho mixato i due nomi, che aveva proprio lo scopo di informare le donne, perché la mia idea era che se ci arriviamo informate, cosa che non è successo a me, perché a me nessuno aveva detto tutti i sintomi che potevano essere legati alla menopausa, ho detto riusciamo sicuramente a gestirla meglio. La pagina naturalmente si avvale del supporto di molti medici, perché non sono un medico, una di quelli è qua la dottoressa Raffaella Di Pace, che è il mio lume, il mio faro per la pagina Menopausa, e perché voglio anche prendere in considerazione questa pagina, come hai elencato tu, tutti i sintomi, no? Perché parliamo dei sintomi, diciamo, più ginecologici, ma ci sono tante altre sintomatologie, eruzioni cutanee, allergie, cranie, vertigini, problemi dei capelli, cioè
chi più ne ha più ne metta, quindi no, sono anche esatto, problemi del sonno, la stanchezza, quindi insomma volevo dare un po' una visione a 360 gradi. E poi mi associo a quello che dici tu, un po' di ironia, perché un po' essere femminile fa parte del mio carattere, e quindi ogni tanto una sana risata, insomma, fa bene, no? Quindi mi ci diverto anche un po'. Che poi, io adesso che non adesso l'ho distrattata la menopausa, ma io in parte la devo anche ringraziare. E non solo perché mi ha dato la possibilità di essere qua con voi, insomma, di condividere con altre donne questa esperienza, ma perché innanzitutto ho conosciuto delle donne speciali. Michela, perché non era scontato che tu allargassi la tua idea ad altre donne che trattano lo stesso tema sui social, e questo secondo me va sottolineato. Grazie. Perché sui social... Io ho notato che tra noi donne, tra donne della nostra età, c'è molta più sorellanza. Abbiamo anche qui la Vale, Vale Grey Model, con cui io non mi ero mai incontrata, ma ho collaborato anche con lei, e questa condivisione tra donne fa veramente bene, perché sul lavoro io non la trovo. E averla trovata qua per me è stato un regalo speciale. Un altro regalo è stata la community che ho creato, sì, perché io cresco insieme a loro, hai capito? Io, cioè, attraverso di loro, i loro commenti, le loro emozioni, ho imparato anch'io a essere più compassionevole verso me stessa, no? Ad accettarmi di più, a guardarmi con degli altri occhi, e questo è un regalo sicuramente importante. Beh, anche perché, ti concludo, se mettiamo insieme i dati che hai dato tu, cioè la vita media delle donne e l'età in cui andiamo in menopausa, cioè noi in futuro saremo l'esercito più numeroso al mondo. Quindi dobbiamo essere noi a fare il cambiamento. E non è vero che le microazioni non fanno, perché ognuna di noi può fare qualcosa, assolutamente. E aumenti la consapevolezza, perché abbiamo un altro tema su cui lottare, che è la menopausa nel mondo del lavoro. Sì. Perché in Italia ci sono 9 milioni di donne occupate e il 60% ha tra i 45 e i 64 anni. Vogliamo dire che non è un argomento da trattare? Certo, assolutamente. Quindi, avanti con la questa. Sofia Tiengo. Sofia Tiengo racconta non solo la sua menopausa, ma anche la sua esperienza da professionista, un'avvocatessa, e a volte si è trovata di fronte a, tieni il microfono, di fronte a donne che ha dovuto seguire nella separazione, proprio perché andando in menopausa hanno avuto dei problemi con i compagni o con me. Allora, intanto ringrazio le organizzatrici di questo evento importante per avermi dato la possibilità di raccontarmi e di raccontare qualche cosa che vada un pochino oltre quello che si vede, no? Quando si incrocia il mio sguardo e la mia persona. Io sono entrata in menopausa tra i 47 e i 48 anni e mi piace parlare oggi di una sorta di rinascita, ma per arrivare a considerare quello che mi è accaduto in questi termini, devo dire che sono stata realmente supportata e orientata in un percorso che mi ha poi consentito di acquisire una nuova consapevolezza. Abbiamo una società che ci vuole performanti e che ci vuole sempre capaci di raggiungere l'obiettivo nel lavoro, a casa, come madri, come mogli, in tutte le sfaccettature, anche sociali, in cui poi ci troviamo a relazionarci. Ecco, quindi sono partita da me. Quindi il viaggio è partito dalla ricerca di una Sofia che, con una ironia anche diversa, potesse accettare il cambiamento. Ma accettarlo in modo propositivo, cioè con una critica che mi spingesse a trovare un'alternativa, diventare diversamente performante, essere comunque in grado di offrire una immagine di me che è passata per l'interiorizzazione di questa nuova me, che poi ho portato anche nel mio lavoro.
quando si parla, e ho sentito parlare, e spero di sentire sempre più parlare, della volontà di comunicare e di fare, di creare sinergie tra le donne. Le donne devono imparare ad amarsi e ad amare le altre donne. Devono mettersi in questo termine dialettico con l'altra parte del mondo con la quale ci interfacciamo, i maschietti, che sono i grandi esclusi rispetto a questo tema, che però li coinvolge in prima persona. Quasi tutte avremmo avuto quantomeno un compagno, un marito, l'altra parte del cielo. Bene, noi dobbiamo acquisire questa consapevolezza e avere voglia di parlare di quelle che sono le problematiche che inevitabilmente ci coinvolgono. Il cambio del desiderio sessuale, certo. L'approccio diverso anche con la sessualità, perché no? Perché dobbiamo avere paura di dirlo? Perché? Perché io lo vedo tante volte seduta dietro la scrivania. Qual è la reale paura? Menopausa, vecchiaia, mi sostituiscono, trovano qualche cosa che sia migliore di me. Ecco, voi non immaginate quante volte, purtroppo io mi occupo di separazioni, divorzi, tutto di famiglia e anche, ahimè, di quelle sfaccettature che poi, insomma, oggi non toccheremo, ma che vanno, degradano penalmente rilevante. Quante donne si trovano di fronte ad un compagno che non le riconosce più, ma perché loro non gli parlano più, perché loro non trovano la forza, e probabilmente anche gli argomenti, per un confronto che diventi costruttivo. Non è che non ho più voglia di fare l'amore con te, guarda, è che ho dei problemi, mi fa male, cioè devo trovare una soluzione, ma tu per me sei al centro di tutto, perché poi i maschietti ci chiedono di essere al centro della nostra vita, in modo forse più semplice di come siamo abituati noi a strutturare il nostro pensiero. Ma sostanzialmente, come davanti a me si siede la donna che dice, ma avvocato, io purtroppo mio marito, io adesso mi ritrovo in questo momento, è un momento per me critico, sono certo che lui è un'altra, e alla domanda che poi, insomma, sottotitolo di coda, il mio figlio, la casa, e insomma io poi certe voglie non le ho più. Ecco, questo punto è un punto nodale, perché dobbiamo imparare a familiarizzare con un altro concetto di donna, di femmina, di madre, di moglie. Dobbiamo portarlo ai nostri compagni di vita, ai nostri mariti, ai nostri fidanzati, a chi vive con noi, perché sono i compagni di viaggio. Quindi la voce che oggi mi è stata data e che spero possa essere comunque un messaggio chiave. Sì, parliamone tanto, confrontiamoci con i medici, confrontiamoci con gli specialisti, confrontiamoci tra noi. Tra donne anche, ma poi. Ma cerchiamo di farlo coinvolgendo tutto quello che è il nostro mondo e le nostre perché soltanto così riusciremo effettivamente a vivere questa fase importante della nostra vita utilizzando tutti quegli strumenti che oggi sono disponibili e che ci potranno consentire, no? A me piace considerare quel proverbio, mia mamma diceva e mi raccontava che era la prima persona con cui mi sono confrontata parlando di le prime mestruazioni e quello che sarebbe accaduto poi. E lei mi diceva sempre, guarda, ricordati che quando sei giovane hai ali forti, ma non vedi le montagne. Quando il tempo passa, incominci a vedere le montagne, ma le ali per fare quel viaggio non le hai. Ecco, io invece credo che oggi la menopausa possa essere vista proprio come quel viaggio che si può fare, perché le ali le possiamo implementare un po' con la clinica, un po' facendo sinergia, un po' cercando di ascoltarci ed ascoltare, e possiamo pensare di percorrere quel viaggio e di arrivare alle montagne con questa consapevolezza che i nostri 50 e più anni sono sicuramente ci daranno. Questo è quello che vi dico. Allora, ora invito a parlare Roberta. No, assolutamente, ringraziamo
Venga. No, ma non è grazie. Ringraziamo per la sua presenza, veramente è stata gentilissima essere qui, la Presidente delle Pari Opportunità del Comune di Milano. Io ringrazio voi per quello che fate, per quello che state facendo e per quello che farete insieme. Perché noi in realtà ci siamo sentite un po' in ritardo per costruire questa iniziativa condivisa con il Comune di Milano, con il quale però io ho questa presidenza della Commissione Pari Opportunità. Sui temi dei tabù, dei pregiudizi, degli stereotipi lavoriamo tanto, lavoriamo con le realtà, con le associazioni, con le donne che ci aiutano a capire come lavorare meglio e quindi stasera è un patrimonio importante che porteremo avanti poi in un'iniziativa condivisa che allargherà appunto la nostra attività. Quindi mi scuso, ma appunto siccome poi era una giornata così, in realtà le 8 ho un'altra iniziativa che era invece programmata, però sono davvero grata a quello che state facendo, che avete fatto e soprattutto che potremo fare insieme. Questo è l'impegno che mi prendo e prendiamocelo tutti insieme. Grazie davvero. Ora invito a parlare Roberta Carini, nutrizionista e fondatrice di Abracadabra. Il microfono sì. e dunque Abracadabra, non so se sapete cos'è, ma è l'associazione nazionale nata per sostenere tutti i portatori di mutazioni dei geni di RCA e le loro famiglie, e tu sei stata tra le fondatrici nella fase iniziale. È stata un'esperienza meravigliosa perché in effetti è il motivo per cui mi sono proposto vengo a raccontare qualcosa, perché ho vissuto questi primi incontri nell'aula magna del Policlinico San Matteo di Pavia proprio con gli specialisti, man mano con le donne, con le amiche delle donne. Quindi da lì, nell'arco di pochi anni, le pressioni sono diventate quelle che sono, quindi c'è stato l'accreditamento anche a livello europeo, quindi tutto anche un iter molto molto impegnativo, perché bisognava anche fornire determinate qualifiche che insomma abbiamo anche conquistato, e con Abracadabra appunto c'è stata l'affermazione di questa voce da parte delle donne e di queste donne mutate. Ne abbiamo viste tantissime, in particolare particolarmente giovani, soprattutto la voce che arrivava era di queste ragazze, perché dobbiamo pensare, noi siamo qui a Milano, io sono a Pavia, comunque abbiamo l'opportunità, al di là di tutto, di comunque avere una sanità, no? Ma pensiamo anche sosoltanto alla ragazza di 20 anni che mi ricordo ancora perfettamente, che veniva dall'Abruzzo, da un paesino abruzzese, che capisce che c'è qualcosa che non va, che incomincia a girovagare per l'Italia tra vari specialisti, peraltro competenti, ma secondo me in alcuni ambiti ci vuole una super competenza, no? Perché questa famosa medicina super specialistica, è vero, perché il senologo fa solo semi, non fa intestino, il pancreas, il fegato. Io sono nata, la mia professione in questa chirurgia epatopancreatica con il professor Dionigi del Policlinico di Pavia. E però pian pianino ho visto nell'arco degli anni, sono ne ho 55, suonati il passaggio della chirurgia e della medicina sempre più specialistica, no? Ed è vero, perché la casistica che può avere un specialista, voglio dire, adesso io mi sono innamoratissima della dottoressa Cinzia Polo che mi deve visitare, però la casistica che sicuramente ha la dottoressa Polo, come il dottor Gambacciani, come tutti gli specialisti che tu ospiti, sicuramente non ce l'ha magari il ginecologo, che per quanto bravo possa essere non ha la praticità, no? Non vede tutti questi casi e automaticamente è meno in grado di giudicare, di capire, di intendere, di collegare e quindi di aiutare. Ora, io siccome non faccio la tos e parlare di lucidità mentale mi sono presa di appunti, perché ho detto siccome non sono preparata niente, assolutamente, io ho preso stasera la lucidità mentale è da un'altra parte, tant'è vero che prima ho piacevolmente conosciuto Manu e non mi venivano le parole, non so se hai capito, perché mi sono andata un po' in blocco. Quindi io desideravo portare la mia esperienza, perché io sono l'esempio da non
seguire, assolutamente, perché sono cresciuta in ospedale, sono nata in ospedale, ho la mia, le mie qualifiche, sono nutrizionista, quindi l'unica cosa di buono che ho messo in pratica, se non altro, è l'alimentazione, perché cioè, vedi che bene, razzo di male, faccio correre le mie pazienti, faccio mangiare in un certo modo, se poi io do il cattivo esempio, perdo il giro e poi è anche una passione, quindi. Per il resto non ho fatto assolutamente niente. Ma ecco perché quando ho incominciato ti ho incontrato sulla mia strada, illuminata da questa da luce, io tutte le volte che sento qualcuno che parla con te, io dico questo lo faccio, no questo lo faccio, cioè insomma veramente, e mi ha di entusiasmo, via, ti ringrazio perché io sono una di quelle che si è messa lì e ha detto vabbè, i dolori ci sono, mi prendo il profilo, mi prendo l'arma, i dolori ci sono. La memoria, ho fatto 15 giorni fa un bancomat, ho lasciato 250 euro nel bancomat, la fortuna che a Stradella dove vivo io non è passato nessuno e la banca li ha ritirati. Io mi sono spaventata, io quel giorno, credetemi, quando io sono andata a ritirare 250 euro che sono soldi e li ho lasciati lì e poi mi sono accorta perché dopo poco 100 metri, io con le gambe lunghe ci ho messo poco a fare 100 metri, è come se mi fossi risvegliata da un... ho fatto di soldi e poi sono corsa, ora non c'era più, risucchiato questa cosa qua, davvero la banca. Quindi io sono l'esempio da non seguire perché non mi sono mai voluta bene e ho sempre dedicato la mia vita al lavoro, alla famiglia, non ho figli, ho i nipotini, quindi mi invento qualsiasi cosa pur di dedicarmi agli altri. Ne è un esempio il fatto che volevo farmi le unghie e non me ne sono fatte, cioè per me è un'umiliazione il non poter trovare il tempo per me per farmi le unghie a casa, neanche andare a farmele, no? E questo è una dimostrazione non del fatto che io sia così tanto impegnata, tutte siamo impegnate, tutte abbiamo il lavoro, la famiglia, la casa, gli amici, però il tempo se si vuole si trova. Hai capito? Perché quando io lo sento dalle mie pazienti, perché poi ripeto, predico bene, razzo male, ma dottoressa, ma io non ho proprio modo di andare in presa perché non ho tempo. No, perché ci sono, cioè se uno il tempo lo vuole provare, lo trova, sacrifica, senza neanche sacrificare, ci si organizza in modo tale che senza sacrificare nessuno ci si può anche prendere cura di noi stessi. Quindi voglio essere la capia vivente di tutte le terapie biologiche, io sento, fate di me quello che volete, ma io tutto quello che prendetemi come esempio, cavia, poi non vengo, vivo, Milano, Firenze, vado, non mi voglio curare. Benissimo, grazie. Invito Cristina Pagli, autrice e founder di 50 anni blog, un blog in cui si occupa della donna alta, di lifestyle, bellezza, benessere e moda soprattutto. Grande passione. Esatto. Allora raccontaci un po', io la so la tua storia, sì, però ci conosciamo perché avevamo fondato assieme un movimento che si chiamava Superante. Esatto. Che è anche quello innovativo. Esatto. Allora, ho aperto questo blog esattamente 5 anni fa. Sono entrata in menopausa puntualmente 50 anni e tutto di un botto, quindi tutti i sintomi sono caduti sopra di me devastandomi. Mi è stato spiegato che avendo seguito un percorso per poter avere la prima bambina in provetta, quindi 6 anni di tempestamenti ormonali, gli ormoni sono venuti a mancare, quindi, insomma, tutto il botto. Mi sono sentita devastata, mi sono sentita incompresa dalla vampata nel reparto freezer del supermercato, ai pianti senza motivo, a non dormire, a un marito che comunque era entrato in crisi di mezza età, quindi contemporaneamente non capiva, ai medici che non avevano cambiato un po', 4-5 tra ginecologi e endocrinologi. Ho provato anche con la fitoterapia perché tutti mi sconsigliavano la terapia ormonale sostitutiva perché avevo un piccolo nodulino, ma non avevo familiarità di tumore. Quindi anche lì sono stata rimbalzata un po' destra manca, pensavano che io fossi
depressa, quindi mi hanno curato anche per la depressione, ma non lo ero. Scusa, questo ti devo fermare, perché effettivamente questo qui è una cosa molto frequente che sento dire. Spesso le donne vengono curate per la depressione, quindi sì, gli psicofarmaci, preferiscono gli psicofarmaci alla terapia ormonale sostitutiva. Poi invece il ginecologo prescriveva dializzo, non ha prescritto la pillola per poter prolungare quel periodo di transizione perimenopausale. Poi sono entrata in menopausa, sono passata da un endocrinologo che naturalmente mi ha spinta ad acquistare i suoi prodotti fisioterapici. Acqua fresca, non mi hanno fatto assolutamente niente. E io continuavo a non stare bene, a non dormire, e meno si dorme, più sei nervosi. E il peso, ho preso 12 kg in un anno e mezzo, quindi io che ero una bella taglia 40, ero veramente, la mia autostima è crollata. Mi sono sentita invisibile, parlavo di invisibilità, mi ho scritto infatti anche sul blog, come ho scritto di ageismo, perché così mi sentivo vecchia, non riuscivo più a concentrarmi, pensavo semplicemente fosse dovuto alla stanchezza, mi sono resa conto che invece era una questione normale, finché non sono approdata. Una volta uscito anche di casa, contemporaneamente uscito di casa il marito, sono approdata dalla professoressa Nappi a Pavia e lì ho iniziato un percorso e sì, da subito sono stata molto bene. Il seno lo tengo sotto controllo comunque, perché ho semplicemente un nodulino benigno, nulla di che, minuscolo, che tengo sotto controllo, quindi ogni semestre la mia ecografia, ogni anno la mia mammografia e nulla di più. Quindi sto bene, sto veramente bene. Mi sento nuovamente utile. Il mio blog perché è nato? È nato perché volevo dare un servizio veramente a tutto tondo, perché ho visto il mio corpo trasformarsi, io ero veramente proporzionata, stavo bene, non per vantarmi, ma avevo veramente un bel corpo, non avevo un grammo di cellulite, di tensione medica, non avevo niente. Facevo sport moderatamente, non sono mai stata una sportivissima, comunque mi sentivo bella, mi sono sentita deforme, vecchia. Come si diceva? Sì, sì, infatti, menopausa qua. No? Quindi, cosa è successo? È successo, non vorrei attestarmi con questo racconto, perché poi alla fine, quello che sono diventata è di vanto, nel senso che comunque sono felice di quello che ho raggiunto, sono felice di tutti questi articoli che tanto danno a chi li riceve nella newsletter e anche sui social, sono cresciuta tantissimo, ho tanti sponsor, quindi vengo apprezzata però anche per i consigli di stile, perché appunto cerco di costruire uno stile adatto alle nostre nuove forme, perché comunque tornare al corpo di prima è un po' difficile, no? Se non si fa esercizio in maniera continuata, una dieta va fatta comunque tenendo conto anche magari di valori spallati, cioè bisogna veramente rimettersi in sesto, rimettersi in carreggiata e impegnarsi veramente, però si può tornare ad essere veramente e trovare il proprio equilibrio. Questo grazie per la mia testimonianza. Io avrei dei video ora da far vedere. Mi dispiace, avevo altri interventi, però i video, c'è un video soprattutto molto importante che non possiamo non mandare in onda, e siccome l'ora è tarda e quindi devono parlare ancora tre medici, per cui io manderei il primo video, che è un video il video di Chiara Falotelli, è una pediatra marchigiana che non è potuta venire e sta lottando contro un cancro alla mammella. È molto significativo questo video, mi piacerebbe che fosse mandato. Salve a tutti, ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori di avermi dato la possibilità di raccontare la mia storia a voi in questa occasione bellissima. E io mi chiamo Chiara, ho 56 anni, a 52 anni sono andata in menopausa e non ho avuto dubbi sul fare o non fare la tosse, io la volevo fare. Ero arrivata a questa convinzione per diversi motivi, sia perché la mia ginecologa la faceva e quindi me ne aveva già parlato e per cui per me è stata una decisione quasi naturale, poi perché avevo visto gli effetti che la menopausa aveva avuto su alcune mie conoscenti che ho visto trasformarsi nel tempo in persone più spente, più meno attive, con meno forza, l'insonnia notturna, i dolori ossei. Magari era possibile pure che io, forse sarei stata una
una persona più fortunata non avrei avuto tutti quei disturbi, però io non accettavo di diventare un qualcosa di diverso da quello che ero, perché le ovaie avevano smesso di funzionare. Quando la nostra tiroide smette di funzionare, noi prendiamo l'ormone della tiroide tranquillamente, e quindi a me veniva naturale di dire: ok, sono finiti i miei ormoni naturali e ne prendo altri, e voglio continuare ad avere una vita in salute il più possibile, e più possibile simile a una vita che ho avuto fino adesso. E quindi ho iniziato la mia terapia ormonale sostitutiva, devo dire nella disapprovazione generale, perché tutti mi dicevano: prendi quella robaccia, ancora la prendi, ancora vai avanti, ma che la prendi a fare, ma buttala via, ma... Io non, ma anche medici, anche persone comunque dell'ambiente medico, ostetriche addirittura. E io però ho continuato per la mia strada e sono stata benissimo quei 4 anni, finché quest'anno, il primo giorno di primavera, non mi è stato diagnosticato un cancro al seno. E naturalmente tutti hanno fatto uno più uno: ah, il cancro te l'ha fatto venire la tosse. In realtà io penso che quel cancro mi sarebbe venuto lo stesso. Non lo dico io, ma lo dice la letteratura internazionale, e non lo dico io, ma anche a rigor di logica, se noi pensiamo che durante il nostro periodo fertile abbiamo degli estrogeni a 300, 400, insomma, come concentrazione nel nostro sangue, e con la terapia ormonale sostitutiva abbiamo dei valori molto più bassi, io credo che se il cancro non te lo fa venire a 30-40 anni di estrogeni a 400, non credo che te lo facciano venire, lo faccia venire un 2 o 3 anni di tosse con estrogeni a concentrazione molto più bassa. E comunque per me è stata una notizia veramente sconvolgente, perché comunque una diagnosi di cancro sconvolge la vita di chiunque. Io sono stata fortunata perché il mio cancro è, diciamo, tra i meno maligni che avrei potuto incontrare, e quindi un cancro contro cui ho una elevata possibilità di essere guarita. E naturalmente però ho dovuto intraprendere un'altra battaglia. Ho dovuto rinunciare innanzitutto alla TOS, che era stata una mia decisione di salute, e poi adesso in questo momento sto prendendo delle medicine che hanno un effetto perfettamente opposto a quello che io stavo facendo. Quindi se quello mi portavano gli estrogeni, questa terapia che devo fare per ben 5 anni mi porta via tutto quel poco di estrogeni che è rimasto nel mio corpo. Comunque io non mi sono data per vinta, sono andata a vedere, ho parlato anche con l'oncologo, quali sarebbero stati gli effetti collaterali delle terapie che avrei dovuto affrontare, e mi aveva detto che l'effetto più pesante sarebbe stato quello dei dolori ossei e dei dolori muscolari. Per cui a pochi giorni dalla diagnosi io mi sono infilata in palestra, ho iniziato a fare attività fisica 4 volte la settimana, perché non mi volevo far trovare impreparata. Ho fatto il mio intervento, ho fatto la radioterapia e ho continuato a fare esercizio fisico. Sono andata da un nutrizionista, ho cambiato radicalmente le mie abitudini alimentari, e invece di ingrassare come normalmente succede, perché ormai io sono una donna in menopausa, sono dimagrita, l'aspetto del mio corpo è migliorato, e continuo ad andare a fare attività fisica, continuo a mangiare sano, e devo dire che sono non solo dimagrita, ma io sto bene, nel senso non ho un dolore osseo. Certo è che se io interrompo arriveranno, ma io non interromperò, perché voglio cercare di mantenere il mio stare bene il più lungo possibile. Non lo posso fare con la tosse, lo farò anche in questa occasione con tutto quello che mi permetterà di avere una vita il più normale possibile. E quindi non ci scoraggiamo anche davanti a diagnosi di questo tipo. Certo, io parlo bene perché ho da combattere contro un nemico che insomma relativamente buono, però secondo me lo stato d'animo è tanto importante per affrontare queste situazioni. E se guardo indietro e penso alla TOS, io non penso che sia stata quella che mi abbia fatto ammalare. Penso che mi sono fatta un bel regalo, mi sono regalata 4 anni di vita normale, altrimenti avrei iniziato già 4 anni fa ad affrontare tutta una serie di problemi che sto affrontando adesso, e invece mi sono regalata 4 anni di benessere. E quindi
sono soddisfatta, sono convinta di averla fatta e adesso continuo la mia battaglia e affronto un effetto collaterale per volta, perché affrontare gli effetti collaterali si può, basta volerlo. Esiste di tutto, dobbiamo certo avere a che fare con persone informate, motivate, come sono quelle persone, alcune di quelle persone che sono in sala lì con voi. Io vi ringrazio, vi saluto e spero che anche voi prendiate delle belle decisioni per la vostra vita. Salve, ciao e vi ringrazio di avermi ascoltato. Ora abbiamo il video di Francesca, un'altra testimonianza, e poi non facciamo vedere il terzo video perché è troppo tardi. Voglio che parlino i medici. Ciao bellezze, come dice Michela, bellezze, vi voglio chiamare tutte quante così. Mi dispiace non essere con voi a questo favoloso congresso a Milano, ma ho problemi di lavoro, però voglio portare la mia esperienza su questo tema della menopausa. E per me, come per la maggior parte, credo, di tutte le donne, vedendo tutti i social, anche tramite Facebook di Michela e Facebook, Instagram, ci hanno sempre, insomma, fatto pensare che questo periodo fosse la fine, forse è un periodo dove la donna si va ad imbruttire, non c'è più speranza, arrivati ai 50 si cambia. E questo problema io l'ho sentito, diciamo, l'ho vissuto sempre con grande ansia, perché ho detto: che cosa mi aspetterà quando arriverò ai 50 anni? E invece che cosa ho fatto io? Mi sono imbattuta un bel giorno nel blog di Michela Taccola anni fa, 3-4 anni fa. E mi sono innamorata di questa donna, lo devo dire, ad alta voce. E oltre a tutte le loro, il suo impatto importante della medicina estetica, ha iniziato a fare queste dirette interessantissime sulla menopausa con delle eccellenze, con la dottoressa Polo e il dottor Gambacciani. E da lei mi sono fatta una cultura e attraverso le loro informazioni, la loro pronta risposta a qualsiasi dubbio, ansia che ogni donna, che noi donne, insomma noi, nelle dirette proponevamo, io mi sono fatta forza, diciamo, e tramite i consigli di Michela mi sono rivolta a un'altra grande eccellenza a Roma che mi ha iniziato a seguire, perché io ho iniziato ad avere dei problemi di vampate, secchezza vaginale, atrofia e quant'altro, e non riuscivo a dormire, quindi mancanza di progesterone, e questo mi ha portato a incontrare la mia ginecologa attuale, che mi ha tagliato su me stessa proprio una terapia, e io adesso sono una donna rinata, sono una donna certo che segue anche un lifestyle molto preciso di integrazione dell'alimentazione. E posso dire che oltre al Botox, oltre all'integrazione, l'ormone è il mio migliore amico. Sono rinata, mi mantengo in una splendida forma. Devo dire che mi piaccio più adesso che quando avevo 40 anni. Questo io devo dire un grazie a Michela Taccola, alla dottoressa Polo, al dottor Gambacciani, perché mi hanno fatto scoprire un mondo che io non conoscevo, non avevo le informazioni giuste. Quindi spero che questo messaggio possa essere utile a tutte quante voi. Vi abbraccio forte e spero che anche di essere in un prossimo evento del genere tutte quante insieme. Vi mando un grande bacio. Emozionante vedervi in tante e sentire le vostre testimonianze, e questo mi dà ancora di più il senso di quello che stiamo facendo e il senso del mio lavoro. E ovviamente perché siamo qui oggi
siamo qui per buttare giù questo muro, il muro dei pregiudizi della menopausa, come abbiamo sentito da queste toccanti esperienze, per fare un po' di chiarezza. A partire dal nome menopausa, da tutte le definizioni che noi medici siamo avvezzi a parlare in questa lingua oscura che è il medichese, e quindi già a partire dalle definizioni, menopausa, che cos'è, climaterio, premenopausa, ma postmenopausa e perimenopausa, il tutto per definire semplicemente quel momento della vita in cui ci sentiamo un po' come un vasetto nel dello yogurt con la data di scadenza che sta per essere quasi buttato via. E l'età di sorgenza sappiamo che mediamente è di 51 anni, ma i dati, i fattori predisponenti sono tanti. Chiediamo sempre alla nostra mamma l'età in cui è andata in menopausa, perché sicuramente sarà importante per noi. Il nostro peso, le donne troppo magre o troppo grasse possono andare in menopausa precocemente. Il fumo, che fa male anche alle nostre ovaie, interventi chirurgici subiti dai nostri organi riproduttivi, e le malattie autoimmuni, perché un sistema immunitario che sballa l'obiettivo una volta può andare in tilt anche molte altre volte. Nel corso della storia ci sono poche tracce della menopausa, perché non c'era il tempo, e nel Medioevo le donne in menopausa venivano considerate delle streghe, perché menopausa coincideva con la vecchiaia. Le streghe perché addirittura il sangue refluo, che si pensava che non potesse più defluire, era in qualche modo benefico, velenoso. E poi perché se voi pensate che l'aspettativa di vita nel 1872 era di 30 anni, capite come le donne erano bestie da figli e da lavoro, dopodiché c'erano le carestie, le malattie, si moriva e di sicuro non si parlava di menopausa. La prima a tenere una trasmissione radiofonica sulla menopausa fu negli anni 40-50 un'ostetrica inglese che venne bloccata dalla BBC perché ebbe il coraggio di parlare di menopausa. La BBC si scusò addirittura con gli ascoltatori. Poi vengono gli anni 60, l'anno della contestazione, la rivoluzione sessuale, il boom economico, allora c'erano soldi, le aziende farmaceutiche potevano investire e investono nel nuovo capitale umano che sono le donne, e quindi le contraccezioni, la nuova contraccezione, le prime terapie ormonali sostitutive, su cui c'erano molte grandi aspettative, e i primi centri menopausa anche in Italia. L'atteggiamento del tempo era un atteggiamento un po' aggressivo, perché sembrava quasi che la terapia ormonale fosse le visite di lunga vita. Dovevamo assolutamente dare terapie ormonali sostitutive a tutte le donne indiscriminatamente, finché nel 2002 arriva quel terribile, famigerato studio del Women's Health Initiative, uno studio americano che arrivò un po' come la bomba atomica su tutti i centri menopausa, sulle donne in menopausa, sui medici, e di conseguenza tutti i centri menopausa vennero un po' alla volta a spegnersi. Non si parlava più di la menopausa, era scomparsa, a parte qualcuno, qualche appassionato, tra cui Marco Vambaciani, e in pochi si continuò a studiare la menopausa. E gli ormoni erano il male, lo sono ancora, c'è questa considerazione. Guardate come si è ridotta drammaticamente il trend di assunzione delle terapie dopo questo studio. E guardate come 20 anni fa noi ancora stiamo a combattere, ci sono ancora gli eco di questo studio. Ben 20 anni fa Umberto Veronesi, che tutti conoscete come autorevole oncologo, come si esprime? Così come è stato divulgato, questo studio è un attacco irrazionale al mondo femminile che noi ricercatori italiani ed europei non possiamo accettare. Eppure l'eco di quello studio lo risentiamo ancora oggi. Ma se guardiamo quei dati di quel famigerato studio, che cosa vediamo? Che dopo 5 anni di quella terapia le donne che si ammalavano di tumore al seno erano 5 in più su 1000, ma come vedete, e questo dato di questo studio non lo nomina mai nessuno, nemmeno gli oncologi, in realtà le donne che facevano solo gli estrogeni, perché erano senza utero, vedevano una riduzione dell'incidenza del tumore al seno dopo 7 anni di terapia. Ma guardate invece il rischio delle donne che fumano molto,
aborto, le donne che hanno familiarità per il tumore al seno, le donne che fumano passivamente e le donne che bevono 2-3 cicchetti di alcol al giorno, o l'obesità, o aver avuto il primo figlio a 30 anni, tutte noi direi quasi ormai. Per cui vedete come l'apparenza inganna. E le terapie ormonali sostitutive, dico le terapie, con Marco lo diciamo sempre, non ce n'è una, ce ne sono tante, sono differenti. Un dato è certo, non ci sono pareri diversi, le terapie ormonali sono olistiche, vanno su tutti i recettori del nostro corpo. E oggi abbiamo tantissime terapie, sappiamo bene a chi darle, come darle, perché darle, a quali donne possiamo scegliere tra una vasta gamma di terapie. Eppure siamo sempre lì. Le paure delle donne quali sono riguardo la terapia? Intanto l'ingrassare e poi di avere un tumore al seno. Ma quali sono i dati? Allora, il tumore al seno sappiamo che è il primo per incidenza, è il tumore di genere, così come per il maschio è il tumore della prostata. E una donna su 8, purtroppo, senza avere nessun fattore di rischio, viene colpita da un tumore al seno. Ma nessuno parla mai del cancro del colon retto, che è il terzo dopo il tumore ai polmoni, tumore che colpisce le donne, ma è uno dei primi per indice di mortalità. Le terapie ormonali proteggono dal tumore del colon retto, come proteggono da tutte le malattie degenerative del sistema nervoso, dell'Alzheimer, della demenza. E soprattutto, qual è il vero nemico numero uno delle donne? E sono i problemi cardiovascolari, l'ischemia e l'infarto, perché ricordiamo che senza estrogeni abbiamo un indurimento, per così dire, delle nostre arterie, delle vene, il colesterolo tende a salire e abbiamo tutta una serie di condizioni, il nostro peso che aumenta, l'insulino resistenza, tutta una serie di condizioni che fa sì che l'infarto del miocardio sia la prima causa di morte delle donne. Guardate come la colonna che indica l'infarto del miocardio come superi di gran lunga la somma di tutte le altre cause di morte della donna. E vogliamo parlare delle ossa, le nostre ossa, l'osteoporosi? L'osteoporosi colpisce 5 milioni di persone in Italia, di cui l'80% è donne. Questi sono i dati di incidenza di mortalità. Vedete, la striscina rossa e quella bianca sono patologia cardiaca e stroke, cioè ischemie. Vedete come la strisciolina in basso, quella bianca, è il tumore al seno. Quindi vedete come in realtà l'apparenza inganni e come in realtà il nemico è invisibile e non corrisponde a ciò che crediamo. Queste sono le quarantenni di 60 anni fa, queste sono le cinquantenni di oggi e queste sono tutte donne normali, sono donne che sono tra di noi, non sono donne tratte da riviste patinate. E l'aspettativa di vita media, come vedete, si sta alzando moltissimo, oggigiorno è all'84,2% e il 28% delle donne arriva anche a superare i 90 anni. E le donne italiane in menopausa sono 10 milioni, siamo al terzo posto per longevità, ma siamo al decimo posto per stato di salute. E come vedete da quella freccetta, le donne in menopausa rappresentano la maggior popolazione presente numericamente in Italia. E quindi, come è stato già detto, siamo tante e siamo all'apice della nostra vita, siamo un po' come Wonder Woman, no? Abbiamo tante cose, abbiamo un po' di figli, abbiamo un po' di genitori, lavoriamo, abbiamo anche nuove relazioni, facciamo tante cose, però il 75% di noi sta male, ha sintomi anche importanti. E il ricorso attuale alle terapie qual è? Il 7% fa terapia ormonale e il 6,5% fa terapie non ormonali. Questi dati prima del Covid. Dopo il Covid, 4% delle donne italiane di questi 10 milioni fa le terapie ormonali e il 7% terapie non ormonali. Ma scusate, è un controsenso, stiamo male e non facciamo niente. E com'è? Le donne sono in questo stato che abbiamo visto oggi, abbiamo tanta confusione, cerchiamo delle risposte,
Abbiamo dei medici, i medici sottovalutano spesso la menopausa perché abbiamo delle cose più importanti da fare, dobbiamo salvare delle vite umane, oppure non stiamo ad ascoltare nel giusto modo, oppure siamo dubbiosi sulle terapie da dare, oppure, forse peggio ancora, millantiamo delle linee guida personalizzate che ci siamo creati la mattina quando ci siamo alzati dal letto. Chiaramente le donne sono confuse. E quindi in questa confusione purtroppo spesso perdiamo dei treni, i treni della prevenzione, che non ci vengono restituiti. Quindi che cos'è questa menopausa? Intanto diciamo, abbiamo già sentito quello che non deve essere. Non deve essere normale avere le vampate, stare male, avere le fughe di urina, sopportare tutto perché così hanno fatto tutte le donne prima di noi e perché le terapie fanno male. Che cos'è la menopausa? Sono tante modificazioni. La prima è questa, diventiamo un po' come delle piantine che si seccano perché ci viene a mancare quella che è la nostra linfa vitale, i nostri ormoni. E quindi abbiamo tutta una serie di sintomi che solitamente noi medici definiamo come disturbi a breve termine, a medio termine, a lungo termine. Io li definisco in questo modo, i mutamenti visibili e i mutamenti invisibili. I mutamenti invisibili sono quelli che la mattina ci alziamo, andiamo in bagno e restiamo un po' così nel vedere quella che incontriamo davanti a noi allo specchio, perché abbiamo le rughe, perché abbiamo un po' di pancetta, perché ci sventoliamo con le vampate in situazioni imbarazzanti. E poi cosa accade? Perdiamo il collagene e l'elastina è distribuito in tutto il nostro corpo, che ci porta a una serie di alterazioni cutanee del connettivo, quindi ci vengono un po' di rughe, i nostri capelli cambiano il loro aspetto e, tranquille, non subito, un abbassamento delle gengive. E il nostro collagene fa sì che anche la mattina ci alziamo e ci viene da dire così, no? Abbiamo il colpo della strega anziché il colpo di fulmine. E anche i nostri dischi vertebrali si riducono di spessore. Però succede una cosa molto bella, perdiamo anche la vista e quindi quando andiamo in bagno la mattina diciamo, senza occhiali ovviamente, diciamo, oggi mi vedo tutto sommato anche abbastanza bene. E come ci racconterà Antonella Franceschelli, ci sono anche dei cambiamenti di peso, tendiamo un po' ad aumentare di peso, le modificazioni della distribuzione di grasso corporeo sono correlate da tutta una serie di meccanismi un po' complessi, per cui già in premenopausa, quando le donne non ovulano, il progesterone ci fa aumentare la temperatura corporea, di conseguenza tendiamo a mettere su qualche chiletto, successivamente tendiamo un po' a ingrassare perché abbiamo una tendenza a risolchino resistenza, la nostra tiroide in concomitanza della menopausa, tanti altri ormoni perdono la loro sinfonia e quindi con una concomitanza di effetti possiamo tendere ad ingrassare dove ci piace di meno, nella pancia, il grasso addominale, il grasso viscerale ed il grasso pericoloso. E poi abbiamo le care nostre amiche vampate, come dice il nostro caro dottor Mallacciani, se gli uomini avessero le vampate, le terapie ormonali sarebbero mutuabili dai tempi di Gesù Cristo. Forse quest'anno le vampate ci dice che faranno anche comodo, visto che dobbiamo risparmiare con il riscaldamento. Ma le vampate significano anche dormire male, avere risvegli frequenti e se siamo quel Wonder Woman che abbiamo visto prima, quando la mattina ci svegliamo e dobbiamo fare tutte le nostre cose ci sentiamo davvero il peso del mondo sulla testa. E ricordiamo che tutto questo non è nulla rispetto a quello che la vampata può provocare, perché non è che la punta dell'iceberg di tutta una serie di modificazioni, perché lo sapete che
le donne che soffrono più lungamente di vampate sono molto più a rischio di eventi cardiovascolari. Aumenta, come stabilisce uno studio molto recente, l'aumenta il futuro, la possibilità del rischio futuro del 50-70%. E anche le donne che soffrono maggiormente di vampate sono potenzialmente donne più a rischio anche di osteoporosi, perché se il nostro cervello ci manda i sintomi della vampata, vuol dire che tutto il nostro corpo ne risente di quella carenza ormonale. E quindi le vampate non sono così innocue, non le dobbiamo sopportare, perché come dico io ai miei pazienti, non ci danno la medaglia, e quindi ci sono delle verità nascoste che dobbiamo far emergere insieme. E poi c'è quello che le donne non dicono, vale a dire tutte quelle modificazioni della sfera genitourinaria, delle nostre mucose, che si assottigliano e si modificano e perdono la capacità perdendo anche il collagene, perdono la capacità di essere elastiche, perdono la capacità di avere quel potere di impermeabilizzazione, di selettività di membrana, ed ecco che questo ricade, come è già stato detto, anche sull'attività sessuale, sui rapporti sessuali, ma non solo. Certe signore hanno veramente anche fastidio nel fare le attività più comuni, nell'andare in bicicletta. È ovvio che, come ha detto Sofia, questo si può ripercuotere anche sulla sfera relazionale. E poi non vogliamo parlare della gioia dell'incontinenza. Io quando vedo questa signora con questa faccia strafottente che abbiamo visto sulle pubblicità, mi verrebbe da pigliare la sperle, perché la soluzione non può essere il pannolone. Guardate quali sono i dati dell'incontinenza: la prevalenza delle donne con incontinenza è superiore alle donne che hanno l'ipertensione, la depressione e il diabete, ma sicuramente è un sintomo che non ha le stesse attenzioni. E guardate che sono sintomi che si possono scatenare come un effetto domino, perché se io faccio la pipì non esco volentieri, resto in casa, mangio male, mi deprimo, ingrasso, mi viene l'ipertensione, eccetera. E questa secondo voi può essere la soluzione? Direi proprio di no. Quindi i problemi, abbiamo mille soluzioni oggi, ma i problemi devono emergere, dobbiamo tirarli fuori. I mutamenti invisibili: noi donne abbiamo degli antidepressivi fantastici, che sono sicuramente lo shopping e i momenti felici con le amiche, però a volte non sono sufficienti. È già stato detto qualcosa prima riguardo le modificazioni dell'umore, i cambiamenti improvvisi, perdiamo le cose, quel disturbo chiamato brain fog, quella memoria un po', quella testa nel pallone. Ecco, io vi ho fatto un bollettino di guerra, sembra un po' un bollettino di guerra questo, però considerate la menopausa come un gioco di equilibrio tra un evento fisiologico e una patologia endocrina, in cui le donne devono ritrovare il proprio equilibrio. E come lo ritrovano? Con quella linfa vitale che sono i nostri ormoni, che non sono i nostri demoni, perché come stabilisce l'International Hormone Society è fondamentale andare a ripristinare tutti gli ormoni, non solo quelli ovarici, ma tutti gli ormoni che costituiscono insieme la nostra sinfonia, che dobbiamo ricostruire, ristabilire in un puzzle, ovviamente, come è già stato detto, in concomitanza con un buono stile di vita. E ovviamente sempre con un volersi bene. Le donne in menopausa spesso si perdono, ma sicuramente se siamo qui oggi siamo in grado di alzarci e di continuare a lottare, e quindi abbattere quei muri dei pregiudizi che ci siamo portate dentro fino a oggi. E quindi concludendo con una nota di positività, vorrei che vi portaste a casa una nota di coraggio, di positività, perché a ogni donna deve essere data la possibilità di scegliere con consapevolezza quella che potrà essere la sua vita futura, perché oggigiorno abbiamo tante terapie e tanti modi di invecchiare, di passare quei 35 anni che ci restano mediamente in salute. E quindi viva l'informazione e viva la consapevolezza alla faccia della menopausa. Ora chiamo a parlare la dottoressa Antonella Franceschelli.
la dottoressa Franceschelli è nutrizionista clinico, medico estetico, internista. E sono dimenticata qualcosa? No, detto tutto. E oggi ci parlerà dei cambiamenti che le donne affrontano dal punto di vista fisico durante questa fase della vita. Allora, io sono Antonella, ho 44 anni e ancora non sono in menopausa. Mi state facendo venire voglia di andare in menopausa perché siete fighissime, lo devo dire proprio. No, io non ho slide. Ho preferito parlare a braccio stasera perché non era un congresso, era una riunione fra amici, quindi non mi andava di presentare le slide, e poi perché sapevo che c'era Cinzia, quindi giocavo facile, capito? Hai già detto tutto. Allora, io ho specialità diverse, ma mi piace dire che sono il medico del benessere, perché voglio intendere la salute come proprio un benessere a 360 gradi. Ora, stare bene si può? Non si può, si deve stare bene. Ora, io lo dico sempre alle mie pazienti, ho un quadro di studio che mi sono fatta fare da una grafica in cui c'è un profumo, c'è una donna che poi mi rappresenta, che si spruzza questo profumo che si chiama self-love. Ti devi volere bene, ti devi spruzzare un po' di bene per te stessa ogni mattina, ti svegli, ti lavi, ti metti il profumo, no? Questo profumo è volersi bene. Volersi bene, prima parlavo con una di voi, con Federica ha detto una serie di parole che io sento tutti i giorni dalle mie pazienti, che vengano davanti a me, che vengano per il peso, che vengano per la medicina estetica, qualunque sia il motivo, ci si mette lì, davanti allo specchio, dottoressa, io non mi posso guardare più. Io guardo allo specchio, mi faccio schifo, questa pancia non mi posso guardare, le rughe, la faccia. E io la cosa che gli rispondo è quella stessa che ho detto a Federica prima, gli dico, se tu avessi qui davanti a te la tua amica del cuore, ti rivolgeresti a lei con quelle parole? Le diresti mai, mi fai schifo, non ti posso guardare così. Allora, noi con noi stessi siamo feroci, non cattivi, feroci. L'accettazione, ma non solo l'accettazione, è una parola che abbiamo usato tutte, ma proprio l'accoglienza verso noi stesse dovrebbe essere la prima parola. Femminilità, proprio dalla sua radice, vuol dire accoglienza. Nasce come parola di accoglienza perché la donna è quella che per sua natura è pronta ad accogliere l'altro, no? Però spesso siamo poco accoglienti con noi stesse, soprattutto con i nostri cambiamenti. E la fase della menopausa è una fase delicata da questo punto di vista, no? In realtà poi noi diamo molto più peso alla menopausa che all'età che passa, perché è vero che alcuni cambiamenti sono tipici della menopausa. Sicuramente parliamo dell'ambito peso, che è una delle cose che, come diceva giustamente Cinzia, diceva Michela, tutte le donne in menopausa hanno paura di ingrassare. In realtà quello che succede in menopausa è che cambia la formazione, la composizione corporea, quindi aumenta la massa grassa a discapito di quella magra, e anche chi non prende un etto di peso aumenta la circonferenza di vita, questo lo dimostrano gli studi clinici. Ma gli stessi studi clinici dimostrano che in realtà l'aumento ponderale non è legato alla menopausa, ma all'età che avanza, tant'è che i maschi hanno molta più pancia di noi vecchiando. Ok? E questo non c'entra niente con gli ormoni, c'entra semplicemente con l'età che avanza, come dire, perché i capelli bianchi prima non li avevo? È normale, è fisiologico, succede così, succede a tutti, non c'è niente di male. Detto questo, se questa cosa però mi fa star male e può essere un rischio per la salute, ma anche un rischio per il mio benessere personale, anche per questo le terapie ci sono. Ma le terapie non vuol dire semplicemente mangia di meno e muoviti di più, perché gli studi clinici dimostrano che non serve a niente. Gli studi clinici dimostrano che quando un medico dice a un paziente, e lo diciamo tutti, devi mangiare di meno, muoviti di più, il paziente recepisce zero, fa zero, non serve a niente. C'è una genetica che è diversa per ognuno di noi e che ci predispone ad alcune patologie in maniera diversa dall'una dall'altra. Io faccio sempre un paragone con il diabete, quando ho davanti a me una persona che è sovrappeso o obesa, la persona diabetica, ci sono persone nelle quali basta fare una dieta ipoglucemica, gli dici mangia un po' meno tutto e li togli dalla dieta e la glicemia è ben controllata. Persone con le quali questo non basta, devi mettere la metformina, quelli in cui serve la sulfonilurea, quelli in cui ci servirà l'insulina, quelli in cui servirà l'analogo del GLP-1. Un merito, un demerito? No! È stata sfigata, sfortunata, la genetica la porta in quella patologia in una forma più grave. Stessa cosa vale per il sovrappeso e l'obesità, la media non vale per tutti. Ci sono persone che vanno in menopausa, e quindi abbiamo tantissimi esempi, rimangono in formissima, problemi non ce l'hanno. Persone che invece, di punto in bianco, boom! Prendono tantissimi chili, no? È un merito, è un demerito? No, perché magari per fare il paragone di quello che è cambiato nella loro alimentazione e nel loro stile di vita, nulla è cambiato.
Allora, in quel caso esistono le terapie, ci sono delle terapie specifiche mirate anche per il sovrappeso, anche per l'obesità. E si devono affrontare. Così come, poiché cambia la nostra composizione corporea, ci possiamo preparare adeguatamente ad affrontare in maniera migliore questo tipo di cambiamento con un'attività motoria, perché il nostro metabolismo di base, un quarto della fetta, non dimentichiamolo, che è dato dal muscolo. Il metabolismo di base vuol dire quello che io consumo per stare ferma con una falda sul letto, eh? Quindi, come dire, è una nostra caratteristica genetica, come dire, gli occhi marroni non avrò mai celesti, ognuno di noi ha il suo, ma un quarto della fetta si può cambiare perché è il muscolo che al riposo carbura di più, motivo per cui i maschietti carburano più di noi, perché loro hanno fisiologicamente una massa muscolare più rappresentata del nostro. Quindi cambiare un'attività motoria in termini di un'attività di tonificazione muscolare che ci faccia tenere alto il metabolismo, che stimolando il tendini le ossa ci corriduca l'osteoporosi, per esempio, è un modo di affrontare la menopausa in maniera brillante. Ci sono tante cose che si possono fare. Io riflettevo prima quando pensavo ai libricini che mi hanno dato da bambina quando mi dovevo preparare la prima mestruazione, no? Io adesso figlio 14enne, più grande, e ho tante amiche che hanno le bambine che si affrontano, insomma, affrontano ad essere menarca, quindi come gliel'hai spiegato, come gliel'hai spiegato, come le preparate. E poi pensavo, no? Sono andata dal ginecologo l'ultima volta, infatti se mettiamo la spirale, tanto è l'ultima, perché poi vedrai che fai una pausa. Ci sono rimasta un po' male, no? Così, ho detto, pronto, disgraziato. E poi non mi dici nient'altro. Cioè, non mi prepari a questa cosa, me lo dici, me la butti lì così. Allora ho pensato, beh, insomma, noi anche medici siamo un po' virgoli da questo punto di vista, siamo fatti proprio bene. Cioè, dovremmo anche noi giustamente preparare le nostre pazienti a quello che un cambiamento fisiologico normale che ci sia, ma che comporta tutta una serie di disturbi che non è detto che ci siano, però possiamo prevenirli e soprattutto curarli, perché star bene si può e si deve. Non parliamo poi dell'ambito medicina estetica, perché vi ha detto Cinzia tutto quello che cambia sulla nostra pelle, sulle nostre mucose. A volte a me capita da medico estetico che i pazienti magari fanno chemio, sono andati in menopausa ormonale, come la nostra collega di qui sopra, mi dicano non che hanno difficoltà del rapporto con meridiano, hanno difficoltà a stare sedute per le piaghe che hanno a livello vaginale e anale, hanno paura di parlare con l'oncologo, perché l'oncologo ti raccampa, ti pensa a cose importanti, mica può pensare alla qualità di vita, a queste cose qui che vengono viste come robina, no? Da poco, se non riesce a stare seduto, non è una roba da poco. E quindi si può fare tanto in terapia, sia a livello di mucose, sia a livello della cute, perché può dare dei disagi, cambiano i ruoli sociali, cambiano i ruoli culturali. Io mi ricordo, la mia nonna mi ha fatto vedere quelle foto e mi ha fatto pensare a mia nonna, che quando l'ho vista da bambina da 50 anni con la crocca in testa, una vecchia, no? Poi campata quasi 90 anni, ma di fatto aveva completamente un altro ruolo sociale, culturale, no? Di relazione rispetto a quello che hanno le donne di 50 anni adesso. Quindi ben venga che adeguiamo la nostra fisicità a quello che noi ci sentiamo, al nostro ruolo di relazione sociale, a quello che ci fa stare bene. Stare bene si può, stare bene si deve. Grazie per avermi coinvolta, spero di poter essere di aiuto a chi di voi ne avrà bisogno e vi lascio la parola. Grazie. Grazie Antonella, e ora abbiamo il nostro Marco Garbacciani. Ingegnerissimo e grande professionista. Marco è ex presidente della Società Italiana Menopausa e attuale segretario. A te la parola. Grazie, grazie Michela e grazie a tutte voi di essere qui. Mi dà, possiamo andare, dov'è? Così no? Come prima diapositiva ho voluto mettere la mia prima lettura che ho fatto nel lontano 1978, questo era il libro del professor Yen, Reproductive Endocrinology, questo è il capitolo 12, scritto da Robert Jeffy, la menopausa e il periodo perimenopausale. Io penso di saperla a memoria. L'ho riletto, riletto, letto, riletto, e vi posso assicurare che dal 1978 non è cambiato niente. Cioè tutte le concezioni che il professor Yen ha scritto, ha riportato nel suo libro, sono state via via ripetutamente dimostrate, confermate.
Eppure in questi anni abbiamo vissuto come viandante sul mare di nebbia, tutte le volte che venivano fuori notizie negative sulla terapia ormonale, tutte le volte che a titoloni dei giornali spaventavano le donne appunto su quello che quella signora ha riportato nella sua esperienza personale avendo avuto il tumore della mammella. Chiaramente il 2002 è stato un anno, come ha detto Cinzia, è stato un anno veramente molto pesante per la terapia ormonale. Nel 2003 abbiamo avuto di nuovo degli attacchi, poi nel 2007 tutto questo è stato completamente rivoluzionato, è stato detto ma non è mica vero. Però purtroppo il Corriere della Sera, Repubblica, Mani di Fata, Grazia e quant'altro non mi ha scritto. Il 17 di luglio è stato pubblicato Women's Health Initiative e tutte le donne sotto l'ombrellone avevano i giornali, i quotidiani, i periodici che parlavano male della terapia ormonale. Quando poi gli stessi autori hanno detto ma non è mica vero che la terapia ormonale fa venire l'infarto del miocardio, ma se anche per quanto riguarda il tumore della mammella dipende molto probabilmente soltanto dal progestinico che si usa. Mica è stato scritto, perché purtroppo il problema fondamentale del giornalismo è che la notizia è una notizia negativa, cioè una notizia buona non la voglio nemmeno scrivere, perché che non fa sensazione, cioè quello che fa sensazione è una notizia cattiva. Quindi se si dice no guarda che non fa male, anzi fa bene, probabilmente non c'è nemmeno un interesse a scriverlo. Fino a quando è venuta fuori la McCall, e Davina, come è stato già detto, praticamente ha avuto l'esperienza di questa signora di 51 anni che mi ha mandato un'email che non dovrebbe mai essere inviata. Questa signora cosa mi ha scritto? Da 3 anni no, ho vampate di calore, non dormo più, sono senza energia, per non parlare della pelle di libido, secchezza vaginale, mi sento come se fossi scomparsa e voglio tornare a essere me stessa. Dai medici nessuna risposta chiara, paure, opinioni diverse in conflitto. Dottore medico, per una vampata. Cioè, qui, ma non si tratta di fare un intervento come un mio collega sta facendo da 11 ore su una mia carissima amica per un pancreas recidivo. Che forse ce ne sono due persone, infatti non so se avete notato quando eravamo uscito, sono 2 o 3 persone al mondo capaci di fare un intervento come sta facendo Ugo oggi in questo momento. No, si tratta di dare 2 spruzzatine di ormoni per far stare bene il signore, niente di eroico, niente di particolarmente di più. Anche questa diapositiva l'avete già veduta. In realtà si sono mossi perché quei 9 milioni di donne inglesi che hanno le vampate di calore o comunque disturbi della menopausa rappresentano una perdita economica, perché le donne che stanno male non producono bene e quindi Boots, che è appunto la compagnia di farmacie, ha detto meglio curarle così continuano a lavorare le dipendenti. Cioè si sta cominciando a percepire il problema della donna di 50 anni che è veramente la Wonder Woman che deve fare di tutto. Prima, quando ero studente io, la donna menopausa viveva la tragedia del nido vuoto, perché i figli erano andati via. Ora il nido è strapieno, ritornano divorziati con i voti, cioè quindi non si sa dove mettere a dormire. E la mattina dopo deve andare a lavorare. Più i nonni, i genitori sono 80enni, 90enni, anziani, magari in una casa di riposo bisogna fare anche la spolla e andare a vedere. Cioè questa donna ha bisogno di essere in palla, no? Non ha bisogno di avere problematiche di questo tipo. Tant'è vero che i parlamentari chiedono, e hanno fatto una bicamerale come diremmo noi, che la terapia ormonale sostituita sia gratuita in Inghilterra. E noi abbiamo scritto con Angelo Cagnacci, che è l'attuale presidente della società italiana, questo editoriale su Maturitas, che è la rivista della società europea. Abbiamo scritto la terapia ormonale in una nuova luce, grazie Inghilterra. Perché? Cosa hanno fatto gli inglesi? Gli inglesi hanno la loro AIFA,
la MHRA, che è la Medicine Healthcare Products Regulatory Agency, quella che mette in commercio i farmaci, ha detto che la terapia ormonale locale diventa un prodotto da banco. In Inghilterra, per prendere i prodotti per l'atrofia vaginale oggi non c'è bisogno della ricetta del dottore. E questa è una cosa importantissima, però io vi voglio sottolineare che questo è frutto di decenni di studi rigorosi, di decenni di studi controllati, di decenni di osservazioni scientifiche. Non è una roba così. Quindi quando ci sono prodotti non sperimentati, prodotti di cui non sappiamo niente, non è che possiamo dire possiamo farli passare prodotti da banco. Ci vuole un dossier dietro le spalle. Oggi sappiamo che i prodotti ormonali locali hanno un dosaggio tale, estrogeni, estriolo, DEA, il plasterone, che non hanno un'azione sistemica, hanno un'azione, tra virgolette, meramente locale, e quindi possono essere utilizzati in maniera tranquillamente libera. Ma questo è veramente un cambiamento epocale, perché speriamo che questa nuova luce colpisca soprattutto la classe medica, che si rendano conto che quello che andiamo dicendo appunto dal 1978, quindi non è più di quattro inverni, insomma, che è così. Però purtroppo l'educazione alla menopausa è molto insufficiente, con opinioni e atteggiamenti negativi non basati sull'evidenza scientifica. Oggi l'evidenza scientifica è questa: la terapia ormonale è altamente efficace per i sintomi vasomotori, la sindrome genitourinaria, può ridurre la mortalità per tutte le cause, la malattia coronarica, le fratture vertebrali e femorali vengono ridotte nelle signore che fanno terapia ormonale. E questa cos'è la risposta della medicina italiana? Qual è? Guardate, Veneto e Sicilia più o meno hanno le stesse abitanti. Guardate, in Veneto l'11%, in Sicilia il 3,5% di utilizzo della terapia ormonale. Guardate, per esempio, Puglia e Toscana più o meno le stesse tipologia di stesso numero di popolazione. In Italia, in Toscana terapia locale il 7%, in Puglia il 3,9%. Ma non è che c'è un'incidenza diversa dell'atrofia vaginale, semplicemente l'atteggiamento di noi medici. È inaccettabile. È inaccettabile che vi siano queste disparità di trattamento nel nostro stivale. Assolutamente. Già l'11% di utilizzo è basso, in Lombardia siamo al 21%. E guardate, questo era uno studio bellissimo che facemmo, e uno dei principali studi di centri di ricerca era proprio qui alla Mangiagalla a Milano, con Michele Mesker e Labruschi. Vedete, noi avevamo la distribuzione percentuale delle utenti effettive circa 10-11%, con una media italiana intorno all'8%. Ma la terapia ormonale nei centri della menopausa in entrata era il 23%, cioè erano le donne sintomatiche che ne avevano bisogno, e in uscita il 44%. Questo vi dice che i medici italiani non hanno mai prescritto la terapia ormonale. Ma di chi è il compito di curare? A me mi hanno voluto come universitario, sono sempre stato ospedaliero, io non ho questa colpa, però la colpa è delle facoltà di medicina, delle scuole di specializzazione. Per brevità non ho messo i dati lezioni fatte sulla menopausa negli Stati Uniti. L'8% dei resident americani a lezioni sulla menopausa. Quindi le donne americane avranno, che passano il 30% della loro vita in menopausa, avranno un 8% di ginecologi che sanno qualcosina di menopausa. Quindi questo comunque ci sta a dire che anche nei centri della menopausa, eravamo 82 centri in questo studio Icarus, non è che si dava la terapia per forza e a tutte, non è che si la menopausa, io ribadisco con forza, non è una malattia e non necessita ipso facto di una terapia ormonale. Però alcune donne risentono del calo ormonale e quindi hanno bisogno di una sostituzione. Perché come
è già stato detto anche da Cinzia, i sintomi menopausali sono la spia della riserva, sono la punta dell'iceberg. Se la donna sente la carenza ormonale nell'ipotalamo medio basale, nel centro del cervello, dove ci sono i centri termoregolatori, risentirà della carenza ormonale anche negli osteociti, cioè nelle cellule dell'osso, nelle cellule dell'endotelio, delle basi. E quindi se sono donne che sono a maggior rischio di malattia cardiovascolare, di osteoporosi. E la mia lettura alla FIGO dell'anno scorso è stata proprio basata su questo, perché non tutte le donne rispondono alla carenza ormonale nella stessa maniera. E quindi abbiamo bisogno di una terapia molto personalizzata. Dobbiamo tener conto che 3/4 delle donne sono sintomatiche, 40% avranno una frattura osteoporotica dopo il 65° anno di età. E ricordiamoci che dopo una frattura di anca la mortalità è del 20%, non è una cosa banale. E l'invecchiamento della popolazione rende questi numeri estremamente importanti anche dal punto di vista della medicina sociale e di quello che è il costo dell'assistenza alla donna in menopausa. Oggi le donne appunto richiedono informazione, assistenza, terapie efficaci e sicure, perché sono le donne sintomatiche che sono a maggior rischio, come abbiamo detto prima. Quindi c'è tutta una catena di eventi che lega la vampata di calore alla frattura. Però queste cose la scienza medica deve rendersene conto, e non dobbiamo dare gli psicofarmaci per le vampate, perché l'uso degli psicofarmaci determina un aumento del rischio di frattura. Cioè la paroxetina e quant'altro, gli inibitori dei reuptake della serotonina, cioè quelli che vengono dati per le depressioni, gli attacchi di panico, queste cose qui, perché quando ci vuole non ci vuole, ma per le vampate di calore anche no, perché la serotonina entra nell'attivazione delle cellule dell'osso e quindi noi alteriamo il metabolismo dell'osso quando diamo gli inibitori dei reuptake della serotonina. Tant'è vero che vedete il rischio di frattura tende a raddoppiare nelle donne che fanno uso di inibitori del reuptake della serotonina. E poi comunque gli ipnotici aumentano il rischio di mortalità, lo sanno tutti, ma è anche oggettivamente plausibile che uno che ha preso l'ipnotico va anche da qualche parte, no? Quindi, cioè, e bastano 18 dosi l'anno per vedere aumentare il rischio di mortalità. Ma queste non sono cose che si è inventata la Società Italiana Menopausa, queste sono cose, vorrei dire, che sono state pubblicate su riviste internazionali con la medicina di laggiù. Quindi perché dare un ipnotico a una donna che mi viene per le vampate? Quindi io, la donna deve essere sempre al centro, la donna sintomatica, e il mio atteggiamento deve cambiare in funzione dell'età, della sua storia personale, della sintomatologia prevalente e anche delle sue preferenze, dei suoi obiettivi. Ma è meglio la pillola o la cremina? E io lo faccio scegliere alla signora, quando si può scegliere. Quando si può scegliere con la personalizzazione dinamica, dicendo che non esiste il prodotto ideale, non esiste il dosaggio ideale. Io lo devo aggiustare in funzione delle caratteristiche peculiari del prodotto e soprattutto della donna. Io non devo aggiustare la donna al prodotto. Devo sviluppare i prodotti alla donna in modo e maniera che le stia bene. I sintomi, l'età, le caratteristiche, gli obiettivi e di nuovo le preferenze delle donne per noi medici devono essere fondamentali, anche perché sennò quella fa tre giorni di terapia e poi non la fa più, perché si stufa, si scoccia, non gli piace, gli dà noia. Questo vale soprattutto per le terapie, per esempio vaginali, ma è meglio l'ovulo o la crema? È meglio il gel o la compressiva? Basta parlarci con il signore e chiederglielo e dargli e prescrivere quello che la signora preferisce. Poi dice: guarda signora, se si scoccia mi dà un proprio telefono, si cambia. E dobbiamo dire che in terapia ormonale, in quanto tale, la terapia ormonale non esiste. Esistono le terapie ormonali, che sono tutte diverse,
esistere gli estrogeni coniugati rispetto all'estradiolo, l'estradiolo per via orale, l'estradiolo per via transdermica. Esistono appunto la terapia vaginale, che abbiamo visto in Inghilterra è diventata una terapia da banco, il progesterone naturale, i progestinici, i SERS, cioè sono tante scelte che un medico deve conoscere per poterle proporre e poterle modulare sulla signora. Perché la terapia, ricordiamoci che fa un gran parlare della terapia per le vampate di calore, ma l'85% delle donne ha o avrà una atrofia vaginale e quella se la porta dietro tutta la vita, perché le vampate di calore possono essere tremende, ma tendono a passare a ridursi, non in tutte, però in molte possono ridursi. L'atrofia vaginale è cronica e ingravescente, detto in italiano peggiora. Quindi abbiamo bisogno di una serie di presidi terapeutici. Prima cosa, via i saponi. Non c'è bisogno di grattare quel sapone e sgrassare, assolutamente. Cioè, ma sei mai visto? Cioè, alle bimbe si usa i prodotti lubrificanti, no? Per proteggere la vagina, perché appunto non hanno la protezione degli estrogeni. E per sposa si usa il sapone di Marsiglia. Cioè, ma cose che fanno rabbrividire, no? Cose che fanno rabbrividire. Già, eliminando il sapone, utilizzando soltanto l'olio latte detergente per l'igiene intima, anche la dispareunia superficiale, quella dispareunia che si ha alla penetrazione, tende a ridursi. E già questo è un grande aiuto. E poi utilizzare lubrificanti vaginali, anche non ormonali, creme idratanti. Mi raccomando, i medici non vi devono dire fatelo dare in farmacia, devono dirlo loro. Perché ci sono dei prodotti che lì per lì vanno bene, poi sono iperosmolari e diventano tossici per la vagina. Quindi il medico deve conoscere 2 o 3 prodotti di sua fiducia, perché sa che hanno le caratteristiche chimiche adatte alla vagina e prescriverle proprio come se fossero dei farmaci, anche perché facendolo tutte le sere diventa un farmaco. Poi la terapia sistemica, lo spemifene, l'unico prodotto che per bocca agisce a livello genitourinario, il DEA, questo prodotto, il prasterone, che ha un'azione estroandrogenica, perché ricordiamoci che la vagina ha recettori estrogenici, ma la stragrande maggioranza dei genitali esterni ha recettori androgenici, per cui il ruolo del DEA è fondamentale. Non abbiamo tempo di parlare delle energie, ma sicuramente il laser gioca un ruolo fondamentale, soprattutto nelle donne che non possono fare terapie ormonali. Vedi le signore operate del tumore della mammella. È fondamentale il laser nelle donne operate di carcinoma del colon retto, che è il terzo tumore nella donna, che si riduce del 30% nelle donne che fanno terapia ormonale. Non lo diciamo mai, Cinzia, non lo diciamo mai. Ma il 30%, cioè il tumore del colon retto si riduce del 30% nelle donne che fanno terapia ormonale sostitutiva. Ed è il terzo tumore della donna. Queste donne fanno delle irradiazioni del pavimento pelvico che lascia le vagine come dei foderi di un coltello corto, dure, anelastiche, totalmente inadatte ad avere un rapporto. E magari sono donne sui 40 anni, 50 anni. Ed è una roba che è impensabile, che diceva prima, degli oncologi che pensano a far sopravvivere le persone, no? Dice, è vero, gli oncologi hanno questa missione, ringraziando Dio, no? Di farci sopravvivere quando abbiamo un problema, però bisogna pensare alla qualità di vita. E le donne operate del carcinoma al colon retto che fanno la radioterapia, non c'è menopausa, io non ho mai visto una donna in menopausa con una vagina come dopo l'irradiazione di un carcinoma del colon retto. E noi medici dobbiamo pensarci. E il laser in questo senso funziona molto bene. Ma noi abbiamo bisogno di voi. Ed è per questo che alle nostre giornate ginecologiche pisane, quest'anno la Michela farà 15 minuti di concione davanti ai ginecologi della nostra zona, a dirgli quanto sono brulli perché non riescono a curare.
Ringrazio Marco come al solito perché oltre a essere aver fatto una presentazione molto chiara, esaustiva, è anche sempre molto divertente da un buon toscano. Ti ringrazio anche per l'invito, che sapevo già che avrei partecipato a queste giornate sulla menopausa. Allora, dunque, qual è il futuro di Menopause Boost? Non ci fermiamo qui, ovviamente, perché sennò tutto questo non avrebbe avuto senso. Continueremo con la nostra informazione, continueremo sia attraverso le nostre dirette, attraverso i social, attraverso gli articoli sul blog cercheremo di portare, per quanto c'è più, per quanto rientra nelle nostre possibilità, questo messaggio anche in giro per l'Italia. La prossima tappa dovrebbe essere Roma. Antonella Franceschelli è romana e quindi esulta per questo. La prossima tappa appunto dovrebbe essere Roma, ma abbiamo bisogno, come ha detto Marco, di tutte voi, perché noi oggi qui abbiamo lanciato un seme, ma questo seme deve germogliare, deve diventare un fiore, un albero e poi una foresta. Quindi abbiamo bisogno del vostro impegno. Voi dovete uscire, dovete, spero che usciate di qua e possiate portare questo seme della conoscenza in giro e per fare informazione, che è fondamentale, l'informazione corretta, e raccontate, parlate con le vostre amiche di quelli che sono i vostri problemi in menopausa, vedrete che vi si aprirà un mondo, perché anche tutte quelle che vi stanno intorno magari si apriranno con voi e ne parleranno. Io vi ringrazio per questa giornata che devo dire mi ha riempito il cuore. Ringrazio tutte quelle che sono state oggi qui presenti. Ringrazio la dottoressa Polo, il dottor Gambacciani, Menopausa e tutte quelle che sono intervenute. E ringrazio per il grande aiuto che mi avete dato. E spero veramente di poterci rivedere presto e che questo Menopause Boost possa crescere, perché ripeto, quando ho iniziato questa avventura qualcuno mi ha detto ma che cosa vuoi pensare di fare? Cambiare la mentalità non è possibile, ci vorranno decenni, ma ci potranno volere anche millenni, ma da qualcosa si deve cominciare, e oggi si comincia da qui. Grazie a tutti.